Un nuotatore di 45 anni, forestiero, se l'è vista brutta ieri pomeriggio verso le 17.30, mentre nuotava a circa 200 metri dalla spiaggia libera in zona Sassonia 3, a Fano. Una telefonata alla centrale operativa della Capitaneria di Porto, girata poi ai colleghi della Guardia Costiera di Fano, segnalava infatti un uomo in difficoltà tra le onde alte 2 metri, a pochi metri dalle scogliere. L'uomo era stato visto da riva mentre sfidava il mare, che in quel momento era a forza 4. Quando i 3 uomini della Guardia Costiera sono arrivati sul posto via terra, lo hanno aiutato a tornare a riva senza però poter intervenire via mare con alcun mezzo, visto che le condizioni del mare in burrasca erano davvero proibitive. Un aiuto quindi più psicologico che pratico, considerato che neppure i bagnini di salvataggio presenti sul litorale sono riusciti a raggiungerlo col pattino. Ciò che ha destato maggiore apprensione è stato il pericolo di risucchio del mare nel tratto intermedio tra le 2 scogliere. In quel punto il mare, non trovando resistenze, spinge verso terra con tutta la sua forza dirompente. Ed in effetti il pericolo che l'uomo potesse finire al di là delle scogliere era reale. Epilogo scongiurato grazie anche alla forza fisica del nuotatore 45enne, che così è potuto tornare a riva da solo, sano e salvo.